Ehi, ciao, ciao a tutti quanti, io sono Antonio Panico, antoniopanico.com, coach, formatore, autore del libro Inarrestabile. Buonasera a tutti, oggi abbiamo qui con noi ospite Marco Cappelletti. Ciao Marco. Ciao a tutti. Ciao Marco, raccontaci un po' di te, di dove sei, cosa fai? Allora, io sono agente di commercio, sono di Torino e 12 anni che faccio questo lavoro, sono laureato in marketing, ho un'esperienza da commercialista, perché mio padre è commercialista, ho fatto un sacco di vendita durante gli anni universitari, quindi alla fine, insomma, mi sono poi buttato nel mondo della vendita e con tante difficoltà, poi ho incominciato a imparare un po' le tecniche di vendita e a diventare venditore. Ok, quindi sei un venditore attualmente. Venditore, io vendo, sì, mi piace vendere, mi piace stare insieme alla gente, a fare i fatturati, a prendere gli obiettivi, tutte queste cose qua che fanno parte Il mondo di della questo. vendita. Ok, Bello, mi piace. Marco, allora tu ti sei avvicinato, sei stato uno degli allievi, uno dei numerosi allievi del secondo lancio del corso Strategie per la tua efficacia. Intanto spengo il cellulare. Del corso Strategia per la tua efficacia. Hai partecipato a questo corso durante il lancio del mio libro, se non mi sbaglio, corretto? Sì, era appena partito il libro, infatti mi è arrivato dopo 2 settimane, ho iniziato a seguire il corso e poi mi sono appassionato un po' delle tue slide, allora da lì mi sono sempre più preso, ho applicato e funziona, quindi sono contento perché gran parte dei miei risultati secondo me sono dovuti un po' a questo percorso che ho fatto insieme a te, quindi ti ringrazio pubblicamente per questa opportunità che sono riuscito a cogliere e tu sei riuscito, diciamo, a trasferire attraverso un video in cui ti ho conosciuto, perché per me eri sconosciuto, quindi non sapevo chi eri, insomma. Infatti Marco, noi non ci conoscevamo, raccontami un poco però l'antefatto, come mai sei entrato in connessione con me, come mai hai preso il corso Strategia per la tua efficacia? Sinceramente, guarda, non mi ricordo esattamente perché era un momento dove cercavo disperato su internet delle informazioni, quindi mi scrivevo all'impazzata qualsiasi newsletter che poteva arrivare e darmi qualche informazione. Mi sono iscritto a una mail del tuo amico, insomma, Marco Scambia, che insomma L'ingegnere. era quello con cui io stavo cercando web marketing, web marketer, stavo cercando di capire questo mondo come funzionava, perché volevo mettere i miei clienti in condizione di essere vendibili online. Ok. Di conseguenza ho detto, vai, ho trovato un po' di informazioni e le ho messe subito in pratica, insomma, con Marco. Da lì leggo la sua intervista a te e mi ha colpito molto un aspetto di questa intervista, che tu dicevi, ah, io ho il 100% dei clienti che hanno Una successo. follia. Madonna, io ho detto no, io è quello che sto cercando, perché io avevo lo stesso problema. A me piace molto la formazione, piace molto la consulenza, sto cercando di dare un servizio diverso rispetto agli altri rappresentanti, venditori nel mio settore, e quindi sto dando consulenza al mio cliente. Solo che succedeva che avevo un intoppo. In questo intoppo avevo su 10 clienti 3 che prendevano il volo e 7 che rimanevano fermi al palo. Incantati. E allora ho detto, cioè, mi hai trovato la soluzione al mio problema, perché il mio problema era proprio come faccio a ottenere risultati su tutti e 10? E tu mi stavi dicendo mentalmente questo, no? Dice, ah, io ho il sistema che funziona, eccetera, eccetera. Ma cioè, da lì ho detto, lo compro, lo voglio. Ma E da subito lì ci hai è nato creduto questo. oppure ci hai dovuto mettere un po' di tempo per crederci? No, 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 in realtà l'ho comprato, cioè io ho visto il video e sono partito subito, ho Ah, detto ok. questa è la mia soluzione, ho detto io voglio ottenere il risultato su 10, lui mi dice che lui ci riesce, ho detto io adesso lo seguo, Bene. e per me è disconosciuto, quindi insomma è stato un po' un punto nel vuoto, però ho detto vabbè, Ok, il rischio era minimo, insomma. rischio sì, non era Questa tanto, cosa però. qui sembra un po' incredibile, no? Non cre è poco credibile perché nel mondo della formazione si sente sempre che i risultati sono bassi. In realtà, i risultati chi fa gli esercizi del corso Strategia per la tua efficacia ottiene risultati, tutti ottengono risultati. È incredibile, poi ognuno ottiene risultati che laddove si trova. Quindi, se tu adesso non so quali sono i risultati, ne parleremo a breve, però ci sono persone che fanno il 200% delle vendite, c'è persone che crescono del 20, del 30, questo dipende un po' da dove è la persona. In ogni caso, tutti Certo. quanti i clienti che fanno quegli esercizi che sono nel corso e nel libro ottengono i risultati sperati. Insomma, questo è molto importante. Raccontaci un po', allora, il tuo problema era quello lì di gestire
dei clienti di convertire. Facci capire un po' questo concetto che devi aiutare i tuoi clienti a essere online. Di cosa ti occupi precisamente? Io mi occupo di estetica, quindi vendo praticamente per un'azienda cosmetica al centro estetico. E il mio problema è quello di sviluppare il centro estetico e renderlo performante. Quindi sto studiando dei processi per performare. Quindi ho detto, nell'insieme, mi serviva tutta una serie di elementi che stavo cercando sul web. E sono incappato proprio in questa storia del fatto che il 100% davi i risultati con questo sistema. E da lì poi ho messo insieme tutti i pezzi e cerco attraverso sia il discorso del web marketing, quindi di renderli visibili online, cioè nel mondo del web, e quello di renderli performanti proprio col cliente fisico, che è un po' il mio core business, perché io vendono un prodotto, gli vendo un prodotto, se me ne vendono 10, gliene vendo 10. Quindi per me questo dà un incremento fortissimo a quello che è il mio lavoro. Bene, grazie per lo specificato, perché il mio corso non è un corso di web marketing. Tu sei partito da web marketing, poi a un certo punto hai capito che c'era il problema di far performare la persona. E là ti sei avvicinato al mio percorso, che non è un percorso di web marketing, è un percorso di crescita personale, di sviluppo personale. Da lì l'ho creato prima io per capire se funzionava effettivamente su di me. E quali sono Ho stati i visto risultati su di te? i miei risultati. Scusa che ti sento male perché va via ogni tanto la Ok, quali voce. sono stati i risultati su di te? Ma io sono partito dal 2000, io sono entrato in questa azienda dal 2014 e a oggi ho raddoppiato i fatturati che facevo allora, quindi un più 100%. Considerando che ero insomma, già una zona abbastanza costruita, quindi non è stato facile. Insomma, alla fine sono partito 20esimo come risultato aziendale, diciamo, su un'azienda da 50 ero 20esimo. Sono arrivato a settembre che ero, anzi a luglio che ero quinto, e adesso sto puntando a diventare primo, perché fondamentalmente ho visto che è fattibile e quindi adesso ci sto credendo e ho visto che applicando questi concetti è anche abbastanza, non dico facile, però credibile essere il numero uno dell'azienda. Ok, Lo sono stata. a questo punto a che Dimmi. Aspetta, posizione sei? A ripeti che non ti ho questo punto in sentito. che posizione sei nell'azienda? Ma adesso dovrei essere quarto perché a luglio ho fatto il risultato migliore dell'azienda, quindi a luglio ero il venditore numero uno. E se riesco a essere numero uno negli ultimi 4 mesi, probabilmente riesco a scalzare quello che è oggi il numero uno aziendale, che ha un fatturato comunque alto, ma io penso di riuscire a superarlo perché ho fatto veramente dei numeri pazzeschi. La cosa bella, la gente che fa il corso strategico per lato efficace è che diventa presuntuoso, nel senso che presume di riuscire. Allora tu stai presumendo di riuscire, io sono convinto che ce la farai. Questo è postulare, no? Postulare è presumere di riuscire. Esatto, infatti il postulare è proprio una cosa che a me non entrava, non era nelle mie corde, poi a un certo punto ho visto il video che hai fatto, forse era un extra, non mi ricordo, comunque a un certo punto l'hai spiegato benissimo cosa vuol dire postulare e da lì ho capito la reale efficacia, ho detto adesso postulo e boh, da lì sarà. E così sta succedendo, quindi questo mi rende orgoglioso di me e anche insomma un po' del percorso che abbiamo fatto insieme, anche se io l'ho solo ricevuto e non l'ho Vabbè, mai. ma l'hai applicato e questo è il tuo merito. Senti, poi Sì. l'hai applicato anche sui tuoi clienti, fammi sentire. O lo stai applicando? Nel senso, ho iniziato da poco perché il corso l'ho fatto a giugno, quindi ho iniziato poi a luglio a performare in questo modo. Una volta che ho visto su di me come funziona, adesso lo sto applicando sul cliente. Ed effettivamente funziona perché adesso che siamo al 20 di settembre, ho fatturato quello che gli anni scorsi fatturavo a settembre-ottobre, quindi giustamente ho una A 20 crescita settembre hai esponenziale fatto la stessa performance di 2 mesi. No, di 2 mesi in 15 giorni, sì. E questo è dovuto al fatto che aspetta, ridillo, scusami, perdona. Siamo uomini di numeri, perché noi siamo uomini di numeri, ma non tutte le persone che ascoltano probabilmente riescono a cogliere. Tu in 15 giorni hai fatto lo stesso fatturato che facevi in 60 giorni. Quindi 60 giorni, sì. Ma praticamente, se vai così, quadruplichi. infatti voglio quadruplicare, il mio concetto è quadruplicare. Ho raddoppiato fino nei primi 6 mesi,
Adesso voglio quadruplicare e il prossimo anno voglio fare lo stesso. Poi vediamo in pratica, vi racconterò sulla prossima intervista. Bravissimo, sono proprio orgoglioso di te, bravo. No, però sto applicando i tuoi concetti, li sto facendo applicare al cliente senza fargli io il corso. Infatti, gli ho detto, cioè, tutti adesso hanno ormai comprato il tuo libro, il tuo Ah. corso, quindi, quindi ho detto no, questo è da comprare. E loro, chi sta applicando, sta ottenendo dei bei risultati anche loro. Quindi Fantastico. funziona, il sistema funziona, ti devi mettere lì e applicare. Quindi io semplicemente faccio un po' quello che tu fai con noi, nel senso che ci aiuti a tenere i tempi, tenere i ritmi, cioè ci fai da coach, però io faccio il coach del mio cliente, ma la sostanza è il contenuto del corso, è quello che Fantastico. funziona. Fantastico, fantastico. Va bene, grazie. Senti, ci vuoi dire, visto che hai fatto questo corso, hai imparato tutte queste belle cose del corso del... Prima di passare a questa domanda, ti faccio una domanda. Qual è stato l'elemento fondamentale? Cioè, la cosa, tu ovviamente i 16 inibitori della tua efficacia, quindi i 16 blocchi, tutte quelle cose lì, però c'è stato probabilmente qualcosa che ha determinato il massimo risultato. C'è stato qualcosa che ha fatto scattare la scintilla, no? Cos'è? Tu parli, cioè, che mi ha fatto decidere o No, che qual è mi ha stato fatto. l'elemento che ti ha fatto fare la svolta? Allora, i due elementi che secondo me sono stati, che erano i miei blocchi, era uno il fatto di postulare, perché uno dei miei difetti era di procrastinare, cioè quindi di portarmi per le lunghe avanti i risultati. E questo dal momento in cui ho deciso, dal momento in cui ho detto faccio questo in questo tempo, effettivamente poi funziona e lo sto facendo. L'altro mio punto era sulla pianificazione. Il fatto di vedere in un video come tu pianificavi l'agenda mi ha aperto un mondo, non so come dirtelo, cioè quel video lì mi ha detto ok, adesso mi organizzo anch'io così, cioè io praticamente sto facendo tutto quello che hai fatto tu. Sento un No, po' sfigato in questa cosa, no, perché? però dico se questo qua l'applicate e funziona e mi dice che funziona, io lo provo, poi al massimo sbaglio. Ti dico una cosa, ti dico una cosa. Uno dei miei mentori, uno dei miei maestri, mi spiegò una volta, disse non sei sveglio se inventi qualcosa di nuovo nel business, sei sveglio quando dimostri di riuscire a applicare molto velocemente qualcosa che ha già fatto un altro. Quindi il proprio concetto del modellamento, cioè la tua intelligenza, la tua capacità, non si vince dal fatto che tu hai innovato un processo che funziona. Se il processo funziona, devi usare quello, no? Ma si capisce la tua intelligenza, quanto tu sei smart, come dicono gli americani, guardando in quanto tempo sei riuscito a replicare il modello. Quindi se tu dici che replichi un modello che funziona e ci sei riuscito in pochi mesi, beh, non ti devi sentire sfigato, devi sentire veramente uno giusto. Sei veramente molto a posto, insomma. In realtà è come ti dicevo, io alla fine di formazione ne ho fatta tanta, quindi comunque partivo da un livello formativo abbastanza. Quello che ho visto nei corsi è, nel fatto tuo, quello che mi ha entusiasmato, perché ho detto, cioè, Panico è geniale in questo, è il fatto che comunque tu hai messo insieme tutte le cose che io più o meno già sapevo, però me le hai fatte applicare, cosa che in realtà io sapevo teoricamente. Non mi dava dei risultati, dicevo, ah, che bello, io so un sacco di robe, ma poi a livello pratico i risultati erano quelli, c'era un più 10, più 20%, cioè io non ho mai performato più 100% e adesso voglio fare più 100%, quindi insomma abbastanza attivo, cioè il mio margine di miglioramento era 10, 15 all'anno, non era tantissimo, adesso sto spingendo come un treno, cioè che mi sento veramente inarrestabile, era la parola proprio più bella che potevi scegliere per il titolo del libro. Senti, Cioè, io mi sento inarrestabile. sai cosa mi A fa parte ridere? oggi che sono distrutto perché arrivo da una giornata Full da veramente da panico o da panico. panico. Diciamolo a tutti quanti che sono le 11 di sera. E che Sì, io era sono proprio. sveglio dalle 6, tu sei sveglio dalle... E mi sono svegliato alle 5. Quindi tutte e due abbiamo lavorato tanto. Ecco, uno degli effetti collaterali di questo corso Io non dormo più, il è che problema la è gente quello, non lavora dormo. tanto. Però mi sento bene, cioè nel senso ti senti quando sei attivo, sei veramente attivo, cioè sei attivo e sei performante. Cioè io prima ero molto stanco anche quando dormivo poco. Oggi non riesco più a dormire. Perché vuoi lavorare? No, perché ho l'entusiasmo, cioè ti senti proprio irrefrenabile, non vai più alla fine. Infatti considera Bravo. che siamo quasi 18 ore attivissimi e comunque Evviva, siamo. evviva. D'altronde la produttività è la base della felicità, no?
Infatti mi sento veramente felice, oltre che inarrestabile. Quindi, no, sta andando tutto molto bene. Bravo Sta... Marco. Cioè, mi sento lì nelle zavorre che tu avevi spiegato nell'intervista che avevi fatto con Marco. Fantastico. Lì avevo proprio la sensazione che hai descritto era quella. Mi sentivo andare avanti, ma frenato, le zavorre, tutto questa... Adesso mi sento proprio libero, senza freni. Cioè, Fantastico. fa quello che voglio, cioè io è pazzesco, cioè una roba esagerata. Grazie Marco, grazie. Sono veramente Ah, orgoglioso dei tuoi risultati. grazie a te, niente, sicuramente procederemo in questo percorso. Ti faccio un'ultima So domanda, visto che sei qua e mi hai fatto questa fantastica pubblicità al corso, no? Venderò questo corso a lungo e largo grazie anche a questa intervista e te ne darò merito. Ma Sarai uno sicuramente dei VIP al mio corso. ti trovi un sacco di estetisti ai tuoi corsi, sarà anche Merito tuo. per questa cosa che abbiamo ottenuto insieme. Senti Marco, adesso a parte lo sponsorship, io ti ringrazio di sponsorizzarmi, sono molto, molto contento. Ci tengo a precisare che questi qua sono risultati reali. Io, al di là del fatto che tu hai apprezzato il corso, la cosa che più mi fa piacere è che hai ottenuto dei risultati reali, perché per me la mia vita è questa, la mia vita è aiutare le persone a ottenere risultati, a performare alla grande, a dare meglio di se stessi, e sono contento che tu lo stia facendo. Ora, hai imparato tantissimo dal corso, hai messo insieme delle cose che già sapevi. Se qualcuno ti chiedesse un consiglio, cosa consiglieresti? Cioè, cosa vuoi consigliare alle persone che sono qui di fronte allo schermo a guardare questa intervista? Io direi di fare più o meno quello che ho fatto io, cioè nel senso di crederci e di applicare concetti che sembrano magari facili, sembrano magari banali, però poi fanno la differenza. Cioè, io ho visto che facendo quegli esercizi, cioè alla fine funzionano e vado avanti. Senza gli esercizi, io avevo letto, avevo fatto ovviamente una carrellata dei video dicendo: ok, dai, li guardo in macchina mentre insomma vado dai clienti, insomma un po' nel tempo perso. Poi ragionando sulle idee ho detto dai, proviamo a fare questo esercizio. Visto che man mano che li facevo funzionava, quindi il discorso è bello ma da fare su un concetto pratico, perché poi la teoria sì, ognuno ti dice la sua, ognuno, cioè ecco la cosa bella di quello che mi è piaciuto è che ti basi su un progetto scientifico, cioè su quello che in realtà è una base scientifica. Tante teorie in questo settore, tanti corsi che parlano di teorie, ne ho sentiti di tutti e di ogni, però a me piace, insomma, io sono molto scientifico, sarà un po' come te, no? Quindi cioè a me piace verificare la concretezza delle cose prima di applicarle. Beh, E questo mi è piaciuto, è quello che secondo me consiglierei agli altri di fare, cioè quindi di avere anche chi si approccia al corso, diciamo un approccio scientifico e di seguire gli esercizi perché sono i consigli utili. benissimo, grazie Marco. Signore e signori, Marco Grazie Cappelletti, ho detto bene? a te. Sì, tutto bene. Oh. Proprio, non so se riesco ad andare a dormire adesso. Mi sa che mi metto a lavorare Ti ancora sei un po'. Grazie eccitato? No, rilassati, rilassa. Adesso bevi un bicchiere di vino con gli amici e poi ti rilassi e te ne dormi. Allora, signore e signori, ecco qua Marco Cappelletti che in pochi mesi è riuscito a raddoppiare i suoi risultati in azienda come agente di commercio. Voglio sapere quando sei riuscito a quadruplicare, quindi a ottobre mi racconterai che hai quadruplicato. mando i dati dell'azienda, così io non posso falsificarli. Ringrazio. Marco, keep in touch, siamo in contatto. A breve uscirà questa intervista, grazie mille, grazie a tutti quanti, ci vediamo presto. Ciao! Ciao, ciao a tutti.